Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Oggi ancora sono in ospedale, diciamo per precauzione. E allora, da quello che dicono loro, io ho preso un'infezione, non si sa quale, ho preso un'infezione che ha causato l'abbassamento dei globuli bianchi. Adesso, ieri, oggi mi hanno fatto qua l'antibiotico, sto facendo ancora l'antibiotico, mi hanno martoriato anche perché quando sono sotto sforzo in palestra le vene, queste bastarde vene escono belle, quando poi c'è bisogno si vanno a nascondere, puh, merda, tu e allegri. E quindi mi hanno un pochino martoriato, mi hanno martoriato anche qua, l'altro braccio qua, ogni modo, pazienza. E adesso i globuli bianchi stanno piano piano risalendo, mi hanno fatto un altro emocomo questa notte, verso mezzanotte e mezza, e quindi c'è, diciamo, la risalita. Quindi diciamo che piano piano ci stiamo riprendendo, però ancora sono in ospedale. La live purtroppo non la posso fare perché mi servirebbe un altro telefono. Non la posso fare, ma la farei anche poi in ospedale. Naturalmente una live, diciamo, soft. Va bene, mi preme informarvi. Comunque sto passetto, mi sembro, non lo voglio neanche dire. Comunque mi preme informarvi perché ci sono alcuni messaggi che veramente mi hanno commosso. Quindi io sono sempre qua, sempre a battagliare, si battaglia sempre fuori e dentro gli ospedali, battagliamo. E ieri abbiamo visto un campionato, l'altro ieri se non sbaglio, il partito del Milan, la Roma, ripeto, con Mourinho, è inutile che parlate, ma di Mourinho ormai è rimasto soltanto il nome, poco gioco, poche idee, poco calcio, e questi sono i risultati. Mi sorprende molto la sconfitta dell'Atalanta contro il Lecce, veramente una sconfitta brutta, non ho visto la partita, commento soltanto i risultati. L'Inter ieri ha travolto la Bologna, ma fa poco testo, e il Napoli ha vinto per l'ennesima volta una partita importante, perché serve per mantenere questa, tra virgolette, fuga. Oggi tocca a noi e dovremmo cercare di portare a casa questi due punti, anche perché a Verona è sempre facile. Considerazione finale. Chi parla di gol subiti, gol non subiti, di miglior difesa, io vi dico soltanto una cosa: il Napoli in testa non ha la miglior difesa. E chiudo lì il discorso. Quindi secondo me, per vincere il calcio bisogna segnare, bisogna fare un gol per gli altri e bisogna giocare a calcio. E poi che cosa poi? Ah, un'altra cosa, da domani tutti ci dobbiamo tatuare, come dice Allegri, la frase di Mandzukic, perché lui se la vuole scrivere nei muri e noi ce la tatuiamo, così Allegri è contento. Vi voglio bene, ma se ci incazzate fino alla fine forse io.